Napoli è Napoli, è un modo di essere, di capire e di interpretare le ore del giorno. Da sempre siamo discreti, perché a noi non ci piace, insomma, vedere qui il nome di chi l'ha fatto, le cose, la stoffa, ma che ci importa, insomma, cioè la persona deve essere se stesso, insomma, deve vestire per se stesso. Io mi vanto di avere 3 generazioni, il nonno, il figlio e il nipote adesso, che penso che sia una bella soddisfazione per un sarto. È una sartoria la quale tiene conto della persona, che può essere più o meno bella, più o meno ricca, più o meno affascinante, e adatta il vestito in qualche modo alla personalità di colui il quale la indossa. Ma non esiste nessun mestiere artigianale che non c'è fantasia. Si fa il calzolaio, si fa i vestiti, le camicie, il barbiere, qualsiasi mestiere, ci vuole la passione. Noi chiudevamo a mezzanotte, perché dopo fatta lavorare con l'acqua, a cucire, ecco, per imparare a tagliare, mio padre ogni sera ci faceva vedere un pezzo, il dietro, le maniche, i davanti, appunto per fare la giacca che poi si montava e riuscire una giacca fatta come si deve. Io ho iniziato a 6 anni e mezzo, 7 anni, quindi 10-11 anni l'ho fatto, però li ho fatto di desideri, cioè io volevo sempre capire, volevo sempre imparare di più, e quindi io, a me era proprio un fatto che io all'ago facevamo scommesse ai ragazzini a chi riusciva a cucire più tempo con gli occhi chiusi. Quindi uno faceva 5 minuti con gli occhi chiusi, e quindi proprio il lago per noi era come un altro rite, come devo dire. Ma si faceva con questa mano, era una macchina, tutto proprio con una velocità. E erano un po' le sfide, perché poi noi, cioè tu quando metti in una bottega, metti 30-40 ragazzini, 13 anni, 9 anni, 10 anni, 14 anni, 15 anni. La nostra, diciamo, giovinezza è stata quella. E allora era una sfida. Fate una corsa a chi fa prima questo paio di maniche. Facciamoci una corsa a chi fa prima. Era pure una volta per passare pure una sta giornata, che poi tu, poco finita la guerra, no, insomma, non è che era una. Poi andavi in una bottega, in genere si botteghe stavano sempre sottoterra, tipo a Don Blasio che stava sottoterra, cioè, e la luce la vedevi, come devo dire, e poi entravi lì alle 8 di mattina e uscivi 9 e 6. Quando vale questo? Ci sono tante cose in questo mestiere, ma non tutti lo sanno, purtroppo. Napoli, in questa sua arretratezza, forse rispetto a tante altre città, tipo New York, tipo Londra, tipo Parigi o altre città importanti, forse ha conservato ancora una polverizzazione di tantissime piccole aziende artigianali.